invece. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Aspetta. Manca la mascherina questa sera. Aspetta con ansia. Sì, di assaggiare. Per assaggiare. J'ai compris, j'ai compris. Ed ecco che andiamo ad aggiungere, quindi, sia il capicollo a pezzettini che le olive nere. 70 grammi di capicollo e 50 grammi di olive nere. Ok, intanto ora andiamo a versare i fusilli, aspetta, intanto andiamo a versare i fusilli in pentola. Abbiamo messo l'acqua ovviamente a riscaldare e andiamo, io? Faccio io? Ora cadono tutti di fuori. Andiamo a versare i fusilli. Oh, perfetto. E andiamo. Andiamo a versare i fusilli e intanto abbiamo da tenere sotto controllo il condimento. Intanto Leo si sciacqua le mani un attimino. Ok, e procediamo con questo primo. Vi stiamo preparando i fusilli alla paesana, una ricetta che ha dei sapori, i nostri sapori sono alla fine, le olive, il capocollo, la ricotta, sono tutti prodotti che si trovano ovviamente, prodotti calabresi. E c'è qualcuno al telefono, sento. Buonasera. Buonasera. Oh, caro signor Tropea, salve. Io mi sto buttando il grande Leo. Come cucina. Ah, visto, stasera un piatto invitante, devo dire. Stasera è una bomba proprio. Sono fusilli alla paesana, signor Tropea, eh? Sì, ma poi adesso sto vedendo la padella che ci mettendo. Sì, ora sono io, non è la padella, mi dispiace. Sto imparando un po' qualcosa e io... Grazie, signor Tropea. Stiamo imparando un po' tutti, in effetti, signor Tropea. Trasmissione mi ha fatto imparare qualcosa. Volevo salutare il signor Tropea. Signor Tropea, la saluta anche il nostro ospite Onofrio. Buonasera, signor Tropea. Volevo salutare il grande Onofrio. Buonasera. No, non è Vito Fabio sotto la maschera. Buonasera. Non è lui. O forse sì, chi lo sa. Guarda, lo saluto lo stesso. Buonasera, signor Tropea. Buonasera. Anche io tantissimo, vi saluto e vi abbraccio veramente e ci vedremo presto, un grande abbraccio veramente. Vi ringrazio veramente. Abbiamo anche... Per i complimenti... Fai i complimenti a Leo. Grazie. Che è davvero un grande... E intanto, signor Tropea, la devo interrompere perché come vede Leo sta aggiungendo i pomodori pelati, che ovviamente non mancano in un buon condimento. Grazie davvero, è bravissimo. Comunque, la ringrazio. Un abbraccio a Leo e a tutti gli ospiti, tanta salute. C'è anche signor Tropea. Al professore Mellani. Ecco, infatti era lui che ci teneva a farla salutare insieme al signor Gigliotti, che sono anche con noi. Il fratello sono stato là, quindi quello che c'è la seconda figlia. È bene. Il mondo è piccolo. Ok, grazie signor Tropea. Vi saluto, arrivederci. Grazie. Anche la nostra maschera saluta. E intanto quindi sta prendendo forma e colore anche il condimento di questi fusilli alla paesana con, abbiamo detto, funghi sott'olio, funghi porcini sott'olio, olive nere, capocollo. Ora abbiamo messo i pomodori pelati e ovviamente alla base cipolla, aglio e cipolla, aglio e un po' di basilico, che ora stai andando a tritare, stai tagliando il basilico, lo andremo ad aggiungere tra poco. Che profumo, prezzemolo. Okay. Prezzemolo e basilico, certo. Via. Aspetta. Ed ecco che sì, l'abbiamo già portato via da lì il nostro prezzemolo e abbiamo colorato ancora di più un tocco di verde per questo condimento. Vi lasciamo giusto il tempo per cucinarsi per bene, intanto da questa parte abbiamo i fusilli e vi ricordo anche i panini, ora aggiungiamo un po' di sale, ecco, vi ricordo che abbiamo anche i panini che stiamo facendo riposare. Profumo. Un profumo veramente, un profumino Leo, con questi odori.
Mamma mia, che appetito che fai venire. Mettiamo un po'. Un po' di? No, questo. Intanto vi ricordo anche che troverete la ricetta di questi fusilli alla paesana sul sito www.mchef.tv. Ora, pepe nero, ok. Chi vuole lo metto. Pepe nero. Sì. Pronto? Signora, pronto. Buonasera. Pronto? Sì, signora, salve, buonasera. Sì, buonasera. Senta, è un'eternità che non si vede la linea qua, non si prende niente. Addirittura? Non si vede niente. Non si vede o non si prende la linea, signora, mi scusi. No, niente, non si vede, è vero. Lei da dove chiama, signora? Da Milazzo. Da Milazzo, guardi. Ma avete tutti il piacere di vedere. Oh, questo mi dispiace, comunque signora, la ringrazio per avercelo comunicato, lo faremo presente all'alta frequenza, quindi senz'altro prenderemo provvedimenti. Ma è tanto però, ora è tanto, da tempo ora, io vivo per questa sera a vedervi. Grazie signora, mi dispiace ovviamente che lei non riesca a vederci, comunque le assicuro che senz'altro prenderemo provvedimenti, ovviamente passerà il tempo necessario, però spero al più presto signora. Va bene? No, io non voglio vedere, ma non vedo nulla, non vedo niente. Come si chiama lei, signora? L'ho già detto al centralino, ma io lo posso sapere, io lo posso sapere, signora, il suo nome, solo il suo nome. Carmela. Ah, Carmela, signora Carmela, sì. Io la ringrazio in ogni caso per averci chiamato, per avercelo segnalato, sì. E spero di risentirla al più presto e magari che lei ci possa anche vedere, va bene? Brigatemi però. Sì, faremo. Il centralino ha voluto sapere come mi chiamavo, il cognome. Vabbè, signora, certo, però per questioni. Ma ha preso il rifondello tutte le quattro. No, signora, assolutamente non le permetto di dire questo perché non è vero, noi lo facciamo per una questione di sicurezza, quindi è giusto che nel momento in cui noi entriamo in casa vostra sappiamo anche chi entra da noi. Quindi comunque è una questione di correttezza, in modo tale che le cose procedano tranquillamente. Solo questo, signora, capito? Va bene, allora brigare a farmi vedere. Ok, faremo il più presto possibile, signora, grazie. Buonasera. Intanto stiamo procedendo con questi fusilli. Speriamo che presto anche gli amici di Milazzo ci possano vedere. Eccoli, i fusilli. Sono che profumino. E il condimento sta crescendo. Che profumino, veramente. È un ottimo profumo, è vero, Nopio? Sì, sì, sì. No, stavo ammirando, diciamo, i prodotti. La preparazione, soprattutto vedo che c'è un orientamento tutto di tipicità calabrese. Assolutamente sì. Questo sera seguivo e vedevo il basilico, sì. La ricotta affumicata, sì. La cipolla e l'aglio, per questo ben venga soprattutto il prodotto calabrese. Stavo seguendo e saluto il professore Mellace, che ritrovo ben no. volentieri, e gli do il benvenuto veramente, perché si capisce poi, ed è per me un insegnamento, perché è importante la cucina anche dal punto di vista alimentare. Sicuramente si apprende dopo. Per questo ti ringrazio a te per l'invito, perché bisogna capire sia l'aspetto alimentare e sia cosa si mangia, perché è importante. Anche è importante. Infatti voglio ricordare che il professore Mellate è docente dell'Istituto Alberghiero di Soverato. A caso, quindi ovviamente fa parte di una scuola che si occupa di questo e non solo, lo dicevamo anche la settimana scorsa, sì. E lui, oltre ad essere docente quindi di scienze degli alimenti, è anche agronomo, sì. Ci vuole spiegare la figura dell'agronomo, professore? Di cosa si occupa, in cosa consiste? Sì, anche perché potrebbe sembrare strano l'accostamento tra una laurea, sì, così tecnica e invece la materia che insegno. L'agronomo è una figura ormai che ha acquistato ormai una valenza indispensabile, forse ancora qui da noi è un pochettino negletta, ma perché probabilmente da noi le cose arrivano sempre un po' in ritardo. Però al nord ormai fanno parte. Pronto? Sì, scusi, sì, professore, certo. Sentiamo, sì. Siamo da Roggiano Gravina. Oh, da Roggiano Gravina. Buonasera Antonio, sì. Benvenuto. Buonasera a tutti che ci ascoltano e complimenti per la trasmissione. Grazie Antonio. Lei è un cuoco, un intenditore di cucina? Sì, diciamo che a me è tanto cucinare, sì. Ah, bene, i suoi piatti tipici, i suoi piatti preferiti quali sono, Antonio? Ma i piatti tipici, ecco, anche a parte di tutti, come li state preparando voi, sì. La paesana vedo che è un
Se mi piace impegnativo, cambiato molto buono.